È stato siglato a Roma un protocollo di intesa e di cooperazione tra la Croce Rossa italiana e la Mezzaluna iraniana, volta a favorire scambi formativi tra i volontari delle due associazioni. Thank you very much, very happy. Sono Francesco Rocca, presidente nazionale della Croce Rossa italiana. È un momento molto importante, significativo, sottolinea l'amicizia tra due società nazionali che hanno quotidianamente da affrontare problematiche simili. Noi come l'Iran abbiamo un territorio molto difficile, pieno di sfide sotto il profilo ambientale, terremoti, e l'esperienza dell'Iran e della Mezzaluna Rossa iraniana è preziosa per noi, che comunque ci dobbiamo preparare, dobbiamo spesso affrontare emergenze simili, ma non solo, anche sotto il profilo della risposta sanitaria, sotto il profilo del diritto internazionale umanitario. L'intenzione è quella di sviluppare programmi comuni e di avviare una collaborazione sempre più proficua. La Mezzaluna Rossa iraniana è una società nazionale molto avanti nella preparazione e risposta ai disastri. Noi anche pensiamo di essere abbastanza capaci, quindi lo scambio di due società nazionali così quotidianamente dedicate ad affrontare questo tipo di disastri è una cosa che può solo arricchire il nostro volontariato e conseguentemente il nostro paese, sotto proprio il miglioramento della capacità. A ottobre cominceranno le prime attività proprio di scambio di personale per proprio nel campo delle emergenze dei terremoti. Dove? Tra Teheran e Roma, questo. Hamid Massoumi-Nejad, Croce Rossa Italiana, Roma.